Ciao a tutti, primo incontro su Boccaccio. Mi fermo molto brevemente su due momenti della sua vita relativi a due opere per introdurre quello che è il mondo concettuale, intellettuale in cui si muove questo uomo così importante della nostra letteratura. Come sempre partiamo dalla nostra presentazione PowerPoint che trovi sul registro elettronico e poche date ho messo in rilievo, nel senso che mi interessa dire che è nato nel 1330, accertato a Firenze, quindi siamo Toscana, da una famiglia di mercanti e questo porterà ovviamente a degli spostamenti importanti. E appunto proprio su uno di questi primi spostamenti mi fermo, cioè nel 1327 tutta la famiglia si trasferisce a Napoli, dove conosce la vita raffinata della corte degli Angiò. Un mondo completamente differente da Firenze e sicuramente vedremo poi ancorato a ad una cronologia ideale precedente a quella in cui Boccaccio vive. Torna a Firenze nel 40 e questo è il secondo momento importante della sua esistenza, legato, come dicevo prima, ad un'altra opera che vedremo. Quindi conosce Napoli con la corte d'Angiò, Firenze con la vita della Firenze del 1300, la vita del comune. Allora, mi sembra interessante notare che riceve anche degli incarichi dal comune fiorentino, lo portano quindi a conoscere anche un po' meglio forse quella che è la vita politica della sua città, per poi ricevere gli ordini minori nel 60, trasferirsi a Certaldo nel 62 e morire nel 1375, soltanto un anno dopo Petrarca. Perché insisto su questo? Perché il nostro libro, lo leggerai poi con calma nelle pagine introduttive che sono qui indicate in basso a destra, mette molto in rilievo le differenze che ci sono, indubbie, tra Dante, Petrarca e Boccaccio, ma le mette in relazione a tre contesti differenti, contesti cronologici, contesti politici, contesti letterari, in cui questi tre autori vivono. Ma la mia domanda è molto semplice, mia piccola obiezione è Petrarca muore nel 74, Boccaccio muore nel 75, sono esistenze anche vissute in luoghi differenti, in ambienti differenti, ma questa distanza abissale che troviamo fra l'uno e l'altro si può giustificare in dipendenza del periodo, che è lo stesso, e dei luoghi che oggettivamente sono diversi, ma comunque gli uomini sono gli stessi. Si può giustificare una differenza così abissale per queste motivazioni? Allora, io entro adesso nel dettaglio di alcune opere, cioè quelle due opere che ho scelto. Evidentemente Boccaccio scrive molto di più, io ho dovuto operare per motivi didattici una scelta delle opere, due opere legate ai due momenti esistenziali forti della sua vita, cioè il periodo napoletano e il periodo fiorentino. Questa è una cartina che trovate anche sul nostro libro con i luoghi più importanti della vita di Boccaccio, ma avrai modo poi di vederla con calma sul libro. Mi fermo invece appunto su quella che possiamo definire la formazione letteraria, cioè alla corte d'Angiò vive una corte molto raffinata, legata appunto a quasi possiamo dire 2 secoli prima. Cioè, quello che si vive nella corte nella corte di Napoli è quello che si viveva nella corte così, di Guglielmo IX di Aquitania in Provenza, quella che si viveva 2 secoli prima. Quindi l'ideale cavalleresco, l'ideale cortese, tutta quella che è la letteratura e il repertorio della lirica cortese, per esempio. E allora, qual è l'opera che diciamo, viene prodotta in questo periodo? Il Filogolo. Ma troverai appunto a pagina 379 un approfondimento su questa opera, però ti dico due parole, cioè in che senso costituisce il Filogolo un'esperienza importante e in che senso soprattutto è considerato, con termine mutuato dalla critica testuale, è considerato microtesto del Decamerone, cioè in che modo contribuisce il Filogolo alla creazione poi del capolavoro di Boccaccio? Ecco. Lo trovi scritto in questa slide, cioè è un romanzo, forse un termine un po' improprio, ma insomma composto in prosa, lingua volgare, che racconta una travagliata vicenda d'amore di due giovani che si amano, un amore contrastato, si allontanano, si perdono di vista, eccetera, eccetera, però poi alla fine, dopo appunto pericoli, viaggi, di separazioni, eccetera, riescono ovviamente a convolare
a nozze. Punto. In che senso il microtesto? Perché? Perché da una parte, appunto, dicevamo che è la somma dei motivi della lirica cortese dell'undicesimo secolo, ma è anche a livello narratologico, quindi non soltanto narrativo, non soltanto contenutistico, è il microtesto del Decamerone. Perché? Perché i due, il protagonista, quando si trova alla corte napoletana della regina Fiammetta, e sono ovviamente tutti termini che ritorneranno, racconta novelle. Ecco, e questa è la struttura poi del Decamerone, no? L'allegra brigata di 10 ragazzi che scappano verso Fiesole per fuggire alla peste che sta devastando Firenze, si raccontano novelle. Quindi c'è un motivo contenutistico, c'è un motivo narratologico che lega il Filopolo al Decamerone. E questo è il periodo napoletano. Passiamo al periodo fiorentino. Quindi a Firenze la temperie, ovviamente politico, culturale, sociale, economica, è totalmente differente, no? Lì dove c'è una corte, diciamo, ancora di epoca cavalleresca, che si muove secondo, anche a livello economico, secondo quelle che sono le dinamiche proprie della cultura cortese, qua al contrario troviamo invece una società che è già proiettata verso l'Europa, verso il 1004. A pieno titolo, quindi una realtà sociale sicuramente differente, forse meno affascinante, ma certamente molto differente. L'ambiente letterario è certamente ancora legato a quello che è il mostro sacro, della letteratura, che è morto soltanto da mezzo secolo e che però ovviamente è ancora il maestro indiscusso, Dante. Qual è l'opera che Boccaccio compone in questo periodo? È appunto l'Elegia di Madonna Fiammetta. Anch'esso romanzo in prosa, ha una particolarità che costituisce in qualche modo una vera novità nella letteratura italiana, cioè per la prima volta noi sentiamo finalmente la controparte dell'esperienza amorosa. Fino adesso abbiamo sentito Dante che canta Beatrice, Petrarca che canta Laura, ma dall'altra parte, cioè dalla parte delle donne, dalla parte appunto dell'animo femminile, cosa succede? Cosa si prova? Ecco, Boccaccio prova ad entrare dentro le infinite sfumature dell'animo femminile proprio con questa elegia, no? Il termine è antico, il termine proviene ovviamente dalla letteratura greco-romana, ma io su questo non mi fermo, ti rimando a quello che viene scritto sul nostro libro, trovi qui appunto la pagina 381 e seguenti. Mi interessa perché appunto noi nel Decamerone, ancora una volta a livello contenutistico, troveremo molte eroine femminili che Boccaccio nel Decamerone esamina nel dettaglio le pieghe psicologiche di queste donne, penso a Griselda, penso a tante altre eroine che troveremo nel Decamerone, in qualche modo risentono di questo studio approfondito dello scavo psicologico nell'animo femminile che viene svolto da Boccaccio proprio nell'Elegia di Madonna Fiammetta. Quindi, a livello contenutistico è questo, evidentemente, no? È questo che ci porta già nell'ambito del Decamerone. Ma ancora una volta c'è un motivo squisitamente narratologico, cioè nella prefazione del Decamerone noi leggeremo il narratore che prende in mano, emerge proprio in prima persona e dice: io scrivo questa opera per fare ammenda al peccato della fortuna che vuole le donne chiuse in casa, le donne che soffrono le pene d'amore, chiuse dentro le case, che non possono né esternare né distrarsi, come invece al contrario possono fare gli uomini, per distrarsi dalle pene d'amore. E quindi io scrivo quest'opera per svago, ecco, per svago, ed è appunto quello stesso svago che in qualche modo cerca Madonna Fiammetta scrivendo quest'opera, sempre nella finzione letteraria, per sfogare in qualche modo la propria insofferenza, la propria infelicità d'amore causata dal suo amante Panfilo. Allora, abbiamo detto periodo napoletano, Filopolo, per quei motivi importanti a livello contenutistico, a livello narratologico. Elegia di Madonna Fiammetta, periodo fiorentino, importante per il Decamerone, per questo motivo che abbiamo appena esposto.
Il nostro libro insiste su, come sempre fa per buona parte degli autori, su alcuni aspetti che appartengono al quadro storico-politico, che troverai tranquillamente sul nostro libro e potrai lì leggerli e approfondirli. Però, che cosa fa il nostro libro? Un'operazione che adesso proverò a dimostrare mi sembra un po' azzardata. E lo fa sempre, ripeto, con tutti i nostri autori, però in questo caso particolare mi sembra particolarmente discutibile. Cioè, ci parla ovviamente di alcune novità che il periodo di Boccaccio conosce. Cioè, in primo luogo, a livello politico, l'affermazione degli stati nazionali, non certo in Italia. Assistiamo, questo sì, in Italia, al passaggio dal comune alla signoria, in alcune città, in altre no, certamente. Notiamo una forte crisi produttiva causata anche dalle guerre, ma direi forse soprattutto dalla crisi demografica, qui capire qual è la causa, qual è l'effetto è ovviamente complicato, e non è compito mio, dovuta alla peste nera del 47-48, la peste in cui muore la Laura di Petrarca. Va bene. E ancora, l'intellettuale, quindi entrando un po' più nel dettaglio del panorama culturale, nel dettaglio ecco, si vede come l'intellettuale è sempre più messo da parte, sempre più distante dal potere. Nel caso di Boccaccio abbiamo detto che partecipa in qualche modo della vita politica, nel dettaglio, nel concreto di alcune azioni diplomatiche che gli vengono affidate dal comune fiorentino. Però siamo ormai lontani dal modello dantesco, in cui il letterato è essenzialmente anche politico, il politico è anche letterato. Ecco, siamo lontani da questo modello. Allora, alla luce di tutto questo, il nostro libro dice: si comprendono chiaramente le differenze abissali che distanziano il Decamerone dall'opera di Petrarca e dall'opera di Boccaccio. Ma io mi domando, Petrarca muore nel 74? Dante muore nel 21, quindi mezzo secolo prima, Boccaccio muore nel 75. Allora, dov'è tutta questa differenza del quadro storico-politico in cui queste opere nascono? C'è, è evidente che ci sia, non posso, non avrebbe senso, sarebbe antistorico negarlo, ma come far dipendere delle opere concettualmente così distanti da una temperie storico, politico, culturale, intellettuale? Che tutto sommato possiamo definire affine. Sarà forse da andare a cercare in qualche altro motivo la differenza che c'è fra questi tre grandi autori? Allora io ti sottolineo appunto la impossibilità di attribuire in maniera deterministica, come in qualche modo lascia sottintendere il nostro libro, in maniera deterministica la nascita di queste opere dal contesto in cui queste opere nascono. Questo ho insistito sempre nel corso dell'anno, appunto nell'individuare una libertà che è tale degli autori dal contesto. Certo, sono influenzati, non nasce come un fungo, Dante l'abbiamo spiegato tante volte, però sono influenzati. Non sono deterministicamente portati a scrivere una determinata opera per il contesto in cui muovono. Ogni autore è libero, ogni pensatore, ogni uomo è libero, no? Forse bisogna indagare altre questioni. Cioè io invito ad indagare, ad affiancare quindi ecco, all'analisi che il nostro libro porta avanti, un altro tipo di analisi, altri fattori da mettere in relazione per capire bene la genesi di quest'opera. In particolare ti segnalo il modo di relazionarsi di questo autore con il mondo, di questo uomo con gli altri uomini suoi simili, compresi i letterati, ma soprattutto il modo che Boccaccio ha di relazionarsi con il problema commesso tra virgolette, di Dio. Che cosa vuol dire? Allora, qua c'è bisogno di fare due passi indietro, non un passo indietro, ma due passi indietro per andare a recuperare il rapporto uomo-Dio così come Dante e Petrarca ce l'hanno lasciato. Ti ricorderai, Dante affronta questo problema, che è un problema essenziale, volenti o nolenti, è un problema con cui gli autori del 1003, io penso ogni uomo di ogni epoca, si deve scontrare. Il rapporto uomo-Dio.
Abbiamo detto come Dante lo risolve indicando, e già ti dico la conclusione, una simbiosi creativa, una simbiosi armonica fra questi due fattori, cioè Beatrice è scala al fattore, non c'è nessuna distanza fra l'amore umano e l'amore divino, uno contribuisce all'altro, ci ricordiamo come Beatrice ingentilisce l'anima e porta appunto l'anima specificamente di Dante verso Dio. Ma poi, secondo Canto dell'Inferno, è lei a riportare ancora una volta Dante a Dio, ed è Dio che in qualche modo la invia per salvare Dante. C'è un rapporto simbiotico, un rapporto di perfetta armonia, non c'è nessun contrasto fra amore umano e amore divino. Primo fattore, l'amore. Secondo, la gloria letteraria. La gloria letteraria sembrerebbe un peccato, ma in realtà no, dice Dante, perché ovviamente quante più persone leggeranno la mia opera, tante più persone sapranno quali sono le pene dell'inferno e le gioie del paradiso e ambiranno ovviamente a queste. Quindi dirà Calciaguida nel 17° canto del Paradiso, scrivi, scrivi, che farà bene al genere umano leggere le tue cose. Ecco, un rapporto simbiotico fra gloria letteraria e gloria divina, in qualche modo. Dio vuole che la Divina Commedia venga letta e Dante vuole diventare famoso perché vuole la salvezza eterna delle anime. Terzo e ultimo elemento, la politica. La politica non è disgiunta dal servizio a Dio, perché anzi è strumento per il bene comune. Se il politico lavora coscienziosamente, il bene comune della città, del luogo che lui governa, sarà naturalmente orientato alla ricerca del soprannaturale, se si vuole, ovviamente, non sempre valutando la libertà imprescindibile di ogni singolo essere umano. Ma allora appunto io ho sintetizzato graficamente il rapporto fra uomo e Dio in questo modo. Dio aiuta l'uomo, l'uomo in qualche modo aiuta Dio. Logicamente non è un'immagine perfetta, ma insomma, ci intendiamo. Il rapporto è simbiotico fra i due mondi. Tutt'altro ambito troviamo invece in Petrarca. Lì dove invece abbiamo visto che da una parte ama Laura e ha due figli, ma contemporaneamente, qua a livello cronologico ti rimando all'incontro che abbiamo fatto su Petrarca, contemporaneamente prende gli ordini minori, cioè inizia la carriera ecclesiastica. Allora, subito vediamo che a livello esistenziale, ancora prima che nel canzoniere, a livello esistenziale c'è un contrasto tra amore umano e amore divino. Questo in relazione all'amore, sto andando in parallelo, se ti ricordi che sto andando in parallelo con ovviamente i tre aspetti che abbiamo già messo in rilievo per Dante. Secondo aspetto, la gloria letteraria. Desidera, no? Cerca di ottenere di essere incoronato poeta a Roma dopo aver subito l'esame da parte di Roberto d'Angiò, eccetera, eccetera. Però dall'altra ci ricordiamo il suo ideale esistenziale è l'otium. L'ozio, ma che significa appunto lo studio dei classici, la composizione delle opere, non occuparsi appunto della gloria umana, anzi vivere nel nascondimento, no? Vero e proprio, tra virgolette, monaco, no? Di clausura culturale. Allo stesso modo, ultimo aspetto, in parallelo sempre con Dante, la politica. Non c'è un impegno diretto in politica da parte di Petrarca, ma scrive, sì, l'abbiamo registrato a suo tempo, scrive ai papi, scrive a sostegno di Cola di Renzo, scrive all'imperatore Carlo IV di Boemia. Dall'altra, però, crede nell'eremitaggio culturale, va in giro per tutte le biblioteche europee, soprattutto dei conventi, delle abbazie d'Europa, del nord Europa, e crede, primo umanista ante litteram, in un cosmopolitismo culturale in cui praticamente nessuno nella sua epoca credeva. Quindi c'è un desiderio di impegno politico per una fazione politica o c'è questa così sovranazionale repubblica di intellettuali? Ecco, abbiamo visto che Petrarca, diciamo, si esaurisce in questo dissidio che ho graficamente indicato in questo modo, quindi un dissidio lacerante che lo porta mai a decidersi per l'una o per l'altra strada. Un rapporto che non è simbiotico come Dante, ma anzi porta con sé un'antitesi, lacerante.
Vediamo che cosa succede con Boccaccio, come risolverà il problema del rapporto fra uomo e Dio in una maniera molto, tra virgolette, direi semplice. Dio esce in qualche modo di scena e al suo posto viene messo Dio. Attenzione, esce di scena cosa vuol dire? Esce di scena non che, come invece è stato scritto tante volte sui libri, dovete aver scritto da qualche parte sicuramente, è un pensiero ateo o laicista, finalmente l'intellettuale europeo, italiano, si libera di questo gravame del pensiero teologico che invece opprimeva la coscienza dantesca e prima di lui tutti gli altri. Niente di tutto questo. Semplicemente Boccaccio si concentra sull'uomo come è, non come dovrebbe, potrebbe essere, questo è Dante, né come vorrebbe essere, e questi sono i mille desideri di Petrarca. No, Boccaccio si fissa su come l'uomo è, con il suo pensiero rivolto a Dio. Noi troviamo tantissime invocazioni a Dio, l'invocazione del narratore, oppure semplicemente lo sfondo esistenziale dell'uomo di Boccaccio, certamente quello dell'uomo del 1300, che è un uomo naturalmente, direi così, si passi l'avverbio, naturalmente religioso. Ma attenzione, si concentra sull'uomo come è, nel senso su come, appunto, come lo trova nel mondo, non un uomo ideale che è proiettato verso un al di là che lui, l'uomo, spera positivo. No, è l'uomo come è, come vive, come ama, come cerca di arrabattarsi più o meno nel proprio lavoro, come cerca di arrivare al successo economico, come cerca di arrivare al successo esistenziale. Ecco, com'è. Ecco, Boccaccio si ferma su questo. Quindi è stato giustamente detto da alcuni critici, perfettamente complementare a Dante. Nel senso che Dante scrive la sua Divina Commedia, Boccaccio scrive la sua Umana Commedia. Ma non sono in contrapposizione, sono perfettamente complementari. Ecco, Boccaccio, diciamo così, ha la sua lente di ingrandimento fissa e ferma sulla terra. Dante, oltre ad avere la lente fissa sulla terra, ce l'ha anche sul cielo. Basta. Questa è la differenza. Non c'è nessun pensiero laicista, nessun pensiero ateista in Boccaccio. C'è un'attenzione particolare per l'uomo così com'è. Ma allora cambia tutto. Perché, allora, riprendiamo alcuni degli aspetti che abbiamo visto con Dante e Petrarca e ne aggiungiamo qualche altro. L'amore. L'amore diventa, non è scala al fattore, non è strumento di dissidio, strumento di lacerazione, ma al contrario è istinto. È istinto irrefrenabile che, come tale, non conosce differenze sociali. Per cui noi troveremo tantissimi innamoramenti proibiti, secondo il cliché sociale dell'epoca, che ovviamente Boccaccio benedice, perché l'amore c'è. L'amore è fatto così, l'amore è cieco, l'amore può nascere fra una principessa e un servo. Sì, può nascere, no? L'amore può nascere fra un personaggio, un uomo, un personaggio maschile importante di rilievo e una povera pastorella. Sì, può nascere. No? Non c'è un amore giusto e un amore sbagliato, c'è. Nelle sue infinite forme. E ancora la gloria letteraria politica non ne parla specificatamente Boccaccio, ma da quello che possiamo intravedere dalle 101 novelle, non si parla di un fine legato al bene comune, no? Si cerca quello che è il bene personale, si cerca quello che è il mio bene. Attenzione, Boccaccio in qualche modo anticipa alcune delle tematiche importanti di Machiavelli, Guicciardini, eccetera, quelle che saranno delle epoche successive, ma semplicemente non perché anticipa, ma perché guarda l'uomo come lo guarderanno Machiavelli e Guicciardini. E ancora, la natura. La natura determina le condizioni sociali dell'uomo e quindi ne condiziona la vita. E allora vedremo come a volte appunto questa natura andrà contro quelli che sono i desideri di alcuni uomini, come avviene nella vita di ciascun uomo anche oggi, alla fine. La fortuna non è più, settimo canto dell'inferno, non è più strumento nelle mani di Dio Padre, di un Dio Padre buono che orienta l'uomo anche a volte attraverso eventi tragici verso il bene. No, è
imprevedibile potenza del caso. Questo solo può essere. No, non c'è più una visione sull'oltre uomo. Ecco, in questo senso la fortuna è vista dal punto di vista umano, semplicemente questo. La si può contrastare? Sì, la si può contrastare perché l'uomo ha l'industria, ancora una volta, sempre tra virgolette, perché non ha niente a che vedere con l'industria come la intendiamo noi, ma è appunto la capacità di agire, di operare, a volte di contrastare, no? L'avversa sorte che si è messa in mezzo e quindi dobbiamo, contrastarla, come avviene nella vita di ogni uomo di tutti i tempi. Può farlo, no? E Boccaccio si concentra su questa, ma non nell'ottica appunto che prima l'uomo del 1200 non poteva contrastare la sorte perché c'era, cioè, perché c'era dietro la provvidenza, no? Sarebbe uno sminuire anche il pensiero dantesco. Non è questo l'uomo del 1200, non è un burattino nelle mani di un dio, appunto burattinaio, puparo. No, non è questo Dante e non è questo Boccaccio. Boccaccio semplicemente insiste sulla capacità che l'uomo ha di contrastare, se vuole, se può, la fortuna o la sfortuna. Landolfo Rufolo, mi sembra la novella forse più esemplare da questo, ma in tutte le novelle troviamo sempre un intervento della sorte che o rovina i piani degli uomini o li porta a buon fine. Chiudiamo. La virtù, il dato molto importante, la virtù nella definizione prima aristotelica, poi tomista di San Tommaso e poi che Dante fa sua, è ripetizione di atti buoni, secondo un sistema valoriale condiviso che evidentemente definiva buona un'azione buona, secondo appunto un sistema valoriale condiviso. Per cui la bontà è quella. Nel momento in cui questo sistema valoriale viene meno, perché Boccaccio cambia evidentemente il sistema valoriale, ci dice che la definizione cambia. Cambia, ma di poco. Un poco essenziale, ma cambia, viene tagliata. Non è più ripetizione di atti buoni, ma è ripetizione di atti, proprio perché quel buoni non c'è più, non c'è più un riferimento valoriale comune che ci fa definire un'azione buona. E allora ripetizione di atti che noi chiamiamo coerenza. Per Boccaccio l'uomo coerente è l'uomo virtuoso. Ma allora attenzione perché si creano ovviamente dei cortocircuiti piuttosto interessanti e curiosi a volte. Un ladro che nasce, tra virgolette, ladro, che è un ladro affermato e continua a rubare, addirittura per un gioco paradossale di un racconto. Sto pensando alla novella che apre il Decamerone, continua a rubare dopo la morte, è esemplare, è coerente, è un uomo virtuoso. No? E l'amore ovviamente si ama sempre e comunque, si cercano i soldi, Landolfo Rufolo ancora una volta, sempre e comunque. Ecco, questo diventa un uomo virtuoso. Capite che siamo ovviamente agli antipodi della visione dantesca, questo. Allora, questo ci porta a vedere le distanze abissali fra il mondo di Boccaccio e il mondo di Dante, ma non le guerre, ma non solo, almeno le guerre, la condizione politica, le nuove strutture politiche, le crisi economiche, eccetera, eccetera. Ecco, sono queste tematiche molto più profonde che mi sembra che individuino differenze forti fra uno e l'altro autore. Ecco, questa è l'introduzione che ovviamente ci renderà molto più comprensibile la lettura delle novelle del Decamerone. Alla prossima!